Eccoci qua dunque, tra poco finale, sarà Flamengo-Juventus la finale, l'Aldoaie l'ha perso 2-0 contro il Carioca e dunque Flamengo-Juventus per la finale della Coppa Internazionale per Club. Iniziamo intanto, prima di iniziare una piccola, giusto, andiamo a vedere la classifica gol, dunque è confermato Bernardeschi in questo momento è capocannoniere con De Arrascaeta del Flamengo un gol e Gabriel Barbosa Gabigol con un gol, quindi e a questo punto andiamo a giocarci la finale. Non so neanche francamente quale sia lo stadio, vediamo il De Kuip, quello del Feyenoord dunque, e iniziamo insomma partita che dà via insomma alla coppa più bella. Una coppa bellissima di questo torneo e ovviamente primo posto, tra l'altro sfida storica tra una squadra sudamericana e una squadra europea. Il Flamengo vincitrice del campionato sudamericano di PES, mentre Juventus campione della Coppa dell'Elite d'Europa. Ed è iniziata dunque una partita di giorno, tra l'altro, come tra l'altro tradizione per le coppe internazionali, praticamente tipo la vecchia Coppa Intercontinentale o il Mondiale per Club, è così. Subito vediamo. C'è un fallo, credo, di Cuadrado. C'è un fallo di Cuadrado. E vediamo. Battuta di Diego, l'ex Diego Ribas da Cugna. Cross in mezzo, messa fuori. Dybala, vede Bernardeschi, lo prova a servire, attenzione al contropiede della Juve, Bernardeschi vince il contrasto, gran giocata di Bernardeschi, gran parata! E questa era una grande occasione per la Juventus per passare in vantaggio. Grande occasione per Bernardeschi anche forse per chiudere la classifica marcatori, perché veramente credo che a quel punto l'avrebbe fatta praticamente sua. Alessandro vuole arrivare sul fondo e crossare, è una buona idea quella di Alessandro, il cross. Arriva però un cross veramente pessimo. Alla fine Matuidi la tiene viva perché c'è Ronaldo. Ronaldo non riesce a rientrare e sta usando un po' di forza al Flamengo, forse anche troppa. Attenzione a Gabriel Barbosa, Gabigol, attenzione, lascia lì tutti sul posto, velocità, Cuadrado lo stende, punizione. E attenzione perché il cartellino può essere molto amaro. Il fallo era effettivamente e fortunatamente giallo perché oggettivamente Gabigol stava andando in porta. Giallo che ci grazia. E adesso attenzione Diego, parte Diego e c'è la rete di Diego Ribas da Cugna, Flamengo in vantaggio, un gran gol di Diego Ribas da Cugna, l'ex, che punizione, assolutamente meravigliosa, imparabile, esplode la torcida carioca ed è 1-0, anche se però qualche fallo potrebbe anche fischiarmelo, visto la cattiveria con cui sta giocando il Flamengo. Bernardeschi, Ronaldo, Matuidi, spinge la Juve, ancora palla per Ronaldo, Ronaldo la piazza, Diego Alves la blocca, passa il tempo, il Flamengo questo gol ovviamente lo deve difendere, lo difenderà probabilmente con l'unghie e con i denti, c'è un pasticcio però del Flamengo, non deve approfittare la Juve, no, Dybala sbaglia il passaggio per Bernardeschi, peccato, era una grande idea o perlomeno era una grande occasione perché qui il Flamengo aveva perso un pallone veramente sciocco. Rabiot con cattiveria anche lui, ma non riusciamo a portargli via il pallone. Sta facendo una gran partita al Flamengo, soprattutto in fase di contenimento e di difesa del pallone. Cuadrado. Cuadrado lancia un pallone per Bernardeschi. Bernardeschi c'ha davanti Tuller. Bernardeschi riesce a fregarlo con una finta, poi mette un pallone impossibile però per Dybala. E dunque palla abbastanza semplice per il Flamengo che prova a ripartire con Rafinha. Rodrigo Caio. C'è una pressione che non va a buon fine, non va a buon fine. Dobbiamo assolutamente rimanere concentrati. Bravo, brava la Juve qua, Bentancur. Allarga per Ronaldo, Ronaldo vede Dybala, non è una brutta idea, Dybala ancora in area di rigore, Dybala è qua sgambettato, ma in maniera regolare, perdiamo un'altra occasione. E finisce il primo tempo con il gol di Diego Ribas da Cugna che sta decidendo la sfida e la coppa. Partita abbastanza comunque equilibrata, ma veramente abbiamo regalato il gol in contropiede
con Gabigol che ha avuto troppa possibilità di fare quello che voleva. Attenzione alla Juve qua, subito una partenza sprint con Ronaldo ce l'ha sul piede buono, Ronaldo prova, c'è una deviazione, calcio d'angolo credo che sia assolutamente. Subito Ronaldo che ha provato subito a far vedere qualcosa. È così, calcio d'angolo, batte Dybala, pallone in mezzo, tagliato. E non arriva da nessuna parte, poi arriva Alessandro, non può tirare, non ha la possibilità di tirare da lì e fa una cosa orrenda. De Ligt prova il pallone allargato, troppo lungo il pallone di De Ligt, e dunque rimessa a Flamengo. E io sinceramente, vi dico la verità, non so neanche che cambi fare in questo momento, perché mi dà la sensazione di non riuscire. Attenzione, bella palla di Matuidi, bella palla di Matuidi per Bernardeschi che la dà Dybala, Dybala, Dybala rientra, Dybala una gran giocata e c'è il pareggio dal nulla, Paolo Dybala 1-1. Ma gran giocata, diciamolo, di Blaise Matuidi che recupera palla, la dà Bernardeschi che arriva, la mette di prima Dybala, primo gol nel torneo per Dybala. Oggi sono andati a segno due giocatori dal talento enorme, ma che sono entrambi al primo gol in questo torneo. Gran gol di Paolo Dybala. Guardate che giocata di Matuidi che mette in movimento Bernardeschi. Da queste giocate nascono assolutamente i gol. Poi vabbè, Dybala fa qualcosa di veramente importante, ma tutto nasce da quella giocata di Blaise Matuidi. 57esimo e finalmente siamo riusciti a pareggiare una partita veramente veramente scomoda. Rabiot, bravissimo a titaneggiare a centrocampo. Attenzione, palla per Ronaldo, ha spazio Ronaldo, se lo sono dimenticati Ronaldo. Ronaldo, no! No, Ronaldo, che occasione! Potevamo assolutamente chiudere forse i conti perché il Flamengo sembra all'angolo. Abbiamo veramente divorato un'occasione importante. Un'occasione importantissima. De Ligt perde il contrasto, arriva Cuadrado, lancia lungo a cercare Ronaldo e stavolta il pallone è veramente col contagiro. Ronaldo al volo e non riusciamo più a segnare, ragazzi. Non riusciamo più a segnare. Qui andava sfruttata bene perché qua veramente Cuadrado aveva messo un pallone a Ronaldo incredibile, ma guardate, lo stop è sbagliato. Qua o tiri o il contrasto arriva del difensore. Peccato perché l'occasione era veramente ghiotta. Palla lunghissima, ancora De Ligt a tenere vivo il pallone, ma stavolta la palla arriva prima al Flamengo. Diciamo che alla fine Flamengo ha sfruttato l'occasione finora capitata molto meglio della Juve, perché la Juve ha veramente sprecato un'occasione importante. Attenzione a De Ligt che riesce a portare sul pallone e a darlo a Ronaldo. Qua è una buonissima giocata quella di Matthias De Ligt. Poi Ronaldo va un po' spinto, poi riesce in qualche modo la Juve a tenere questa palla con Bernardeschi che la rigira per Ronaldo, è una gran palla. Ronaldo, traversa! Clamorosa traversa della Juve! Incredibile! E non è possibile, ragazzi. Tanto esce Filipe Luis, entra Rodolfo. Vitinho, Rodolfo, rinvio di Rodolfo. Alexandro prova a tenere forte questo pallone, ce la fa, ne esce benissimo Alexandro vede il movimento, il tiro al volo, la parata, non è finita, Ronaldo, rimane in piedi, Ronaldo il tiro, non è possibile. E Diego Alves la blocca, non ci credo ragazzi, cosa abbiamo visto? Non ce la sta facendo più il Flamengo, ma la Juve non riesce a chiudere la partita nonostante le occasioni pazzesche veramente. Ora Rabiot, anche la Juve è un pochino stanca, ma ovviamente vuole tenere le energie per i supplementari. Dybala, Ronaldo, rete! Cristiano Ronaldo! L'ha messa Cristiano Ronaldo all'89esimo! Era ora! Ne ha sbagliate troppe! È il suo primo gol nel torneo! Cristiano Ronaldo, buco clamoroso del Flamengo, l'abbiamo detto, il Flamengo era oggettivamente sulle gambe, molto più sulle gambe della Juve. Genialata di Paolo Dybala di tacco. Qua lo scambio Bernardeschi, Dybala, Ronaldo, Ronaldo di prima sa già dove piazzarla ed è il gol che può valere la Coppa Internazionale. Manca effettivamente solo il recupero ed è un gol veramente pesantissimo. Dybala ha recuperato palla, Dybala vorrebbe Ronaldo dall'altra parte, Dybala lo vede, Ronaldo vede il pallone, è un po' lungo, lo stoppa, lo tiene benissimo e tanto è tempo tutto guadagnato questo. Ronaldo va anche a calciare, gran parata! Grande parata, ora Bernardeschi dietro per Rabiot, il tempo passa e la palla è sempre della Juve. Ronaldo, il pallone rimane lì, Ronaldo di forza.
Attenzione perché è tutto regolare, Ronaldo la mette fuori e non c'è più tempo. La Juve vince la Coppa Internazionale per club. Dunque, grande vittoria, Coppa dell'Elite d'Europa, Coppa Internazionale per club dopo la Hyper Cup. Insomma, la Juve che va in questo finale di stagione con grandi traguardi. Ronaldo, tra l'altro, all'ultimo momento va anche a raggiungere Bernardeschi in cima alla classifica canoniere di questo torneo. La Juve che vince 2-0 con l'Esperance Tunis, 2-1 col Flamengo. E adesso sì, la Juve è campione anche della Coppa Internazionale Club. E dunque, ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video e fino alla fine, forza Juventus!